Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Sono in corso in questi giorni le disinfestazioni antilarvale perché si avvicina l'estate, le zanzare inizieranno a proliferare e quindi tutti ci lamenteremo delle punture di questi insetti. Il comune da tempo ha avviato questa procedura e nei nostri tombini viene appunto messo questo antilarvale in questo periodo proprio per evitare che le zanzare diventino più numerose rispetto a quelle già previste. Sempre legato ai tombini, se per caso camminate per strada vi capita di vedere un bollino rosso o un bollino verde proprio applicato sui tombini, si tratta dei controlli che la società Alfa sta facendo sulla fognatura. Sempre la società Alfa, in vista dell'estate e in vista del riempimento delle piscine domestiche che molti hanno, fa presente di andare sul sito internet per controllare tutte le informazioni necessarie per il riempimento delle vasche, soprattutto per coloro che hanno delle piscine superiori a 10 metri cubi. Per quel tipo di piscina c'è bisogno di un apposito nulla osta che si può trovare facilmente sul sito internet istituzionale della società dell'acqua Alfa. Gli eventi della settimana: sabato sera ore 20:45 presso la biblioteca comunale Enzo Biagi per la rassegna Il caffè con l'autore. Mario Alzati presenta il suo nuovo romanzo dal titolo Il gemello di Olonia. Sempre in biblioteca, ma martedì 18 alle ore 16:30, la Proloco insieme all'Università della Terza Età ha organizzato un momento dedicato al contrasto alle truffe degli anziani, presente il maresciallo dei carabinieri della stazione di Fagnano, Michele Beltrame. Come dicevo nello scorso video, è in corso in questi giorni nelle vetrine dei negozi la mostra In città contro la violenza. Giovedì 20 alle ore 21 in Aula Magna, Benvenuto Piazza, ci sarà la serata dedicata proprio alla spiegazione e al momento di riflessione che questa mostra ci porta ad avere. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.